E infine il volley, niente da fare a Piacenza per l'Ita Strentino, sconfitta dalla squadra allenata da Lorenzo Bernardi. Silvano Ploner. Partenza a razzo per Trento che tiene saldamente in mano il primo set, dopo però è Piacenza a salire in cattedra con Romano e Leon martellanti in attacco contro una difesa trentina spesso in affanno. Peccato soprattutto nel terzo e quarto set quando Trento è riuscita ad impattare nella finale della frazione prima di cedere i parziali decisivi agli emiliani. Tra i nostri buona la prova dell'eterno Kaczynski e del centrale Podrashanin. Pesante invece l'assenza del palleggiatore Sbertoli sostituito in sestetto da De Palma. Poca continuità in attacco per i gialloblu con Micheletto e Lavia spesso in difficoltà contro il muro piacentino che invece ha lavorato bene ed insieme alla difesa ha consentito alla squadra allenata da Lorenzo Bernardi di portare a casa la piena posta in palio con il risultato finale di 23 a 25, 25 a 18 ed un doppio 25 a 22. Trento, dopo tre partite con 4 punti, si trova ad occupare l'ottava posizione in classifica, dove a sorpresa guidano Cisterna insieme a Perugia. E proprio Cisterna sarà la prossima avversaria dell'Itas in casa, domenica 23 ottobre alle 18.